Aride rapì Elena, moglie di Menelao, e questo causò la guerra di Troia, una guerra bruttissima, con una catasta di morti, e portò a questo. Questi troiani hanno fatto causa agli Achei per aver bruciato la loro amata città. Agamennone fece Achille e Achille smise di combattere. Visto che la situazione sta diventando rovinosa, Patroclo decise di tornare a combattere, però morì per mano di Ettore. E allora Achille decise di tornare in battaglia e lì gli Achei tornarono a vincere. Poi gli Achei, per sconfiggere definitivamente Troia, idearono lo stratagemma del cavallo di Troia, che consisteva in un cavallo di legno in cui c'erano molti soldati, che fu spinto nelle mura dai troiani che credevano che fosse un dono degli dei. Ma la sera i soldati achei uscirono fuori dal cavallo e incendiarono la città. Obiezione, Ettore è un gran vigliacco, ha ucciso il grande amico di Achille, ha preso anche le armi di Achille e, pensando di essere l'eroe più forte, l'ha sfidato, ma poi è morto. Paride ha fatto da qua a qua solo per rubare la moglie di Menelao. Obiezione! Solo perché un principe troiano ha insultato un re acheo, non significa che dovete incendiare la nostra città, Troia, e dovete con Achille trasportare il corpo di Ettore sul campo di battaglia e logorarlo. Silenzio in aula! Stando al versetto 2-3 del libro 724 delle sacralità greche, rapire una moglie è un atto vile che verrà punito. Però, stando all'articolo 26 del versetto 5-6, verrà ancor peggio punito il reagire in tal modo a questo avvenimento. Per questo dichiaro che i troiani hanno vinto la disputa. Sì, grande! Abbiamo vinto! Azione! I troiani hanno vinto la disputa.